Prepariamo un minestrone semplice e veloce. 7-8 patate di media misura, 8-10 zucchine, un po' di pomodori, uno spicchio d'aglio e una cipolla. Peliamo le patate, laviamo patate, pomodori e zucchine. Aggiungiamo lo spicchio d'aglio, è sufficiente tagliarlo così, eventualmente lo si può anche portare più fine. Mettiamo dell'olio nella padella e versiamoci l'aglio, sufficiente un cucchiaio d'olio o due. Quindi mettiamo la cipolla, che oggi noi non utilizziamo perché i bambini non la gradiscono molto, quindi la facciamo senza cipolla e andiamo avanti a preparare le verdure. Puliamo le zucchine, che si possono sia tagliare a tocchetti che a fettine. E quindi le buttiamo nella pentola. Una volta versate le zucchine, accendiamo il fuoco e facciamo rosolare. Nel frattempo tagliamo il resto della verdura. Man mano che cuochiamo le verdure, le versiamo. Rimettiamo le verdure che intanto c'è già un buon profumino, quindi mentre le verdure rosolano finiamo di tagliare anche le altre. Possiamo aggiungere i pomodori a tocchi o anche interi, tanto il pomodoro poi si squaglia all'interno. Del minestrone. Le verdure possono essere messe a piacere, si può aggiungere del cavolfiore, si possono mettere le carote per il soffritto assieme alle cipolle e all'aglio. Ovviamente poi ognuno si sbizzarrisce. Noi facciamo questo minestra povera perché ha poche verdure, di sapore abbastanza semplice, piace anche ai bambini e soprattutto non appesantisce. Si possono mettere anche cereali volendo. Una volta che abbiamo scottato bene le nostre verdure, iniziamo ad aggiungere l'acqua.
noi aggiungeremo 2,5 litri. Aggiunta l'acqua, mettiamo a fuoco medio, copriamo lasciando un piccolo spazio perché fuoriesca il vapore e lasciamo su a cuocere. Ci vorrà circa un'ora e mezza a seconda del tipo di fuoco che si utilizza, però ogni 10 minuti, quarto d'ora dare una rimettata e una controllata che tutto procede. Controllate le verdure, ogni tanto date una rimestata, una mescolata. Quindi potete portare pure il fuoco al minimo, soprattutto se usate delle pentole con il fondo termico. Tornate a coprire così ogni 3-4, ma ogni decina di minuti grosso modo, quindi 3-4 volte in un'ora. Ed ecco il nostro minestrone pronto per essere mangiato. Potete mangiarlo a tocchetti oppure frullarlo o passarlo, come si dice. Buon appetito!